ma qui con noi c'è seduto Pier. Chi è Pier? Chi è? È Pier Macchiè, che è Pier. Qui e no, aspetta, Pier. Pier subito voleva andare, suonare. È comunque entusiasta. Intanto ti presentiamo ed è qui con noi, dopo ci farà ascoltare delle cose, preparatevi quindi a sentirne delle belle. Dunque, bentornati, oggi è estate. Io canto però quando entro. Quando è il turno mio canto. Eh no, fai bene, dico, però a questo punto faccio un live. Senti, allora, io qui vicino a me ho un carissimo amico, non è vero, l'ho conosciuto stasera, però mi è molto simpatico e si chiama Pier Macchiè. Ed evviva, applauso per Pier Macchiè. Benvenuto da noi al Be Quiet, che è una gabbia di matti che fanno più o meno quello che fai tu. Scrivono e io le canzoni. Vorrei che lui ci raccontasse un po' che si è inventato nella vita dopo aver fatto delle cose, diciamo, tra virgolette, riconosciute, come prendere diplomi, lauree e quant'altro. Poi si è inventato dei fatti. Sì, diciamo che comunque è un musicista formato. Insomma, lo dirà. Tu vai, ti sei. Raccontaci tu, Pier. Sei? Diploma. Buongiorno. Già Pier Macchiè. Vabbè, diplomato come tutti, no? Ho due lauree, quindi. Tutti. E quindi no, tutti. Vabbè, ho la laurea in scultura all'Accademia delle Belle Arti, una laurea in mandolino in Conservatorio San Pietro a Maiella, ma sono dettagli, questo qua non servono. Tanto ormai sicuramente siamo tutti sono dettagli, però lui questo vuole dire, sta facendo una critica sociale, dice siamo tutti performati. Siamo tutti i performati, però poi dopo che succede? Non si può niente. Ma tu? Infatti io ho fatto la laurea in elemosina. Esatto. Da solo. Infatti sta qua, laurea sta proprio dietro alla custodia del suo strumento. Prima l'ho vista. Giusto appunto, ammirata la sua laurea in elemosina, rilasciato al Regio Conservatorio di Musica. Dal retto re Canzimbocchi. Wow. È praticamente che ho fatto nella mia vita? Nella mia vita ho iniziato da bambino a disegnare, poi dipingere, poi ho fatto lo scultore, poi il poeta, mi innamoravo delle amichette, scrivevo le poesie. In stile Dante, sa, poi è passato al Leopardi, Ugo Fusco, comunque stile proprio. Un lento passato. Declino verso la depressione. Sì. Dal papà. Visionario al. Sì, e poi con l'andare del tempo ho capito che effettivamente io appartenevo, diciamo, a un certo passato. No, a Pumarola. No, ho capito. A un mi certo ero reso passato conto. Storico. E quindi l'ho trasposto ai giorni miei. Io dicevo, da quella parte vengo e qui mi vesto, qui vi scongiuro quest'eterno amore, qui il mio cor si casto raccoglie speme e dolore. Grazie Pier, sei stato veramente illuminante. La mia poesia vecchia. Ma io sono invece più curioso di sapere questa cosa dello strumento che ti sei portato dietro, sì. E che a quanto pare hai inventato tu. Allora, inventata proprio non si direbbe, perché questo non è altro che un violino, potrebbe essere un violino, una viola o un mandolino. Solo che io ho messo degli accorgimenti, ho aggiunto dei tasti, ho avvicinato le corde, ho fatto in modo che l'archetto mi consentisse pure. Sto parlando un po'. Ma fantastico! Pure stai ingarrando tutti i verbi. Il dito col plettro. Comunque, ma adesso ti do una dimostrazione pratica. Si chiama manviola perché è l'unione di mandola e viola. Allora, in questo momento mandola viola. Ha fatto le note di Owner of a Lonely Heart. Ah sì, cose. Ah, saggio. Perché l'abbiamo sentita prima. Ah, prima l'abbiamo sentita, infatti. Il ragazzo è preparato. Sì. Vabbè, intanto loro ovviamente da casa non possono, o dall'auto, insomma, da dove ci ascoltano, non possono vedere la bellezza di questo strumento che lui si è costruito. Però se sono curiosi possiamo mettere le foto sulla pagina Be Quiet. E infatti noi adesso lo fotograferemo e ce lo guarderemo. Confermate tutti che è bellissimo questo strumento, che ha costruito una cosa fantastica. Ci dai questo permesso, applausi, di pubblicare la tua manviola sulla nostra pagina Be Quiet? Ce la dà il permesso, allora la possiamo pubblicare. Piuttosto dacci il permesso anche di invitarti l'anno 21, quando riprenderemo le attività, a cantare e a suonare con noi. L'anno 21, quando è una mimma? L'anno 21 è quello dopo, questo mi pare che è 20, quindi
Il prossimo è l'anno 21. Ma comunque, anche se il 22 non fa niente. Va bene. No, 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 il 21. Io ti vorrei coinvolgere per il 21. Va bene. Che ne pensi? Va bene, mi piace, mi piace. Senti, ma per conoscerti meglio, sì, io adesso farei ascoltare una canzoncina tua che senza mezzi termini si intitola Si Belle Pichu. Ah, bella. Che... mi pare che l'ho scritta io. Sì, sì. Sì, credo che l'abbia scritta tu. Ma è dopo... dedicata a qualcuno? A me stessa. Ah, ecco. È proprio dedicata a sé medesimo. E quindi ascoltiamo Si Belle Pichu e poi ti sentiamo live. Va bene. Io canto canzoni per strada e la gente mi dice così. Si bello Pichu, si bello Pichu, si bello Pichu, Pichu. Si bello Pichu, si bello Pichu, si bello Pichu, Pichu. Son bello e son bravo, un cretino sei bravo, ma il pubblico adesso mi dice così. Si bello Pichu, si bello Pichu, si bello Pichu e Pichu. Bella signora che vuole ascoltarmi ancora, le chiedo ma cosa le piace, risponde il marito e mi dice Si bello Pichu, si bello Pichu, si bello Pichu e Pichu. Si bello Pichu, si bello Pichu, si bello Pichu e Pichu. Son bello e son bravo, un cretino sei bravo, ma il pubblico adesso mi dice così. Si bello Pichu, si bello Pichu, si bello Pichu e Pichu. Io sono il più bravo cantante, canto pure al ristorante, mi fanno cantare per ore, mi dicono tu sei il migliore. Però mi dicono pure, si bello Pichu e Pichu. Si bello Pichu, si bello Pichu, si bello Pichu e Pichu. Son bello e son bravo, un cretino sei bravo, ma il pubblico adesso mi dice così. Si bello Pichu, si bello Pichu, si bello Pichu e Pichu. Io ti amo, credo. Credo che sta nascendo un amore, sì. E sono curiosissimo di sentire la Mambiola, insomma, di sentire dalla viva voce di Pier Macchie, dalla Mambiola, cos'altro ti dicono per strada a questo punto. Dopo Si Belle Pichu, che mi è molto piaciuta, io vorrei ascoltare dalla tua viva voce qualche altra cosa. Cosa mi fai sentire? Prima una canzoncina brevissima e poi un'altra breve. Ok, e dopo ne fai una terza lunga, tipo? Si potrebbe. Vabbè, vai. Se mettiamo due brevi vicini fa una lunga. Allora sentiamo una canzoncina breve. L'amore, 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 l'amore si sogna e va da gook. Oh, grazie. Questa è breve. Questa è breve. Invece quella media? Sono stata breve. Sei pipino il breve proprio. E ma faccio che sta qua dedicata a tutti quelli che si laureano. A tutti quelli che si laureano, bene, bene, sentiamo, sentiamo. Che pure io no, mi sono laureato. Un po' tutti credo qua, insomma, ma hanno avuto questa esperienza mistica. Mio fratello si è laureato, ingegnere informatico, è geniale e simpatico, ha trovato lavoro. No. Partne bastimenta e terra d'Inghilterra e mo lave piatte per terra. È bello, giusto? Sì, ci è piaciuta, giusta, molto. È bello. Giusta, mi sembra il termine più. Ne sapevo a Napoli piatti, che gli dico in Inghilterra. No, ma effettivamente a Napoli è più strano fare il lavapiatti che a Londra. Uno si laurea per andare in Inghilterra a fare il lavapiatti, è ovvio, è ovvio. Senti, ma io dopo vorrei risentirti, insomma. Intanto, dove ti troviamo? Per allora, strada, io so. Per strada, guarda. Perché tu hai sposato questa cosa che intriga molto anche me. Dello spettacolo in strada, no? Sì, per strada non ho mai un posto fisso, però ultimamente sto vedendo che il centro storico più mi appartiene. Prima stavo più sul lungomare nei periodi estivi, invece l'inverno lo facevo nel centro storico, però la mattina. Adesso, dato che comunque io per svegliarmi ce ne vuole, quindi dormo la mattina, vado il pomeriggio nel centro storico, tipo San Gaetano, San Gregorio Armeno, questa zona qua. Qual è il tuo angolo preferito? Questa zona San Gaetano è bella,
piace, San Gregorio a me piace, dice la verità. Sei più fan di. Ma dove ti metti poi? Soprattutto a San Gaetano? No, giù. No, è San Gaetano sopra, San Gregorio a me, San Gaetano o giù proprio? All'angolo con Spaccanapoli. Esatto. Giro il Decumano. Quindi fai il giro lì. Oppure... Devo imparare meglio, Fabio, queste cose perché voglio suonare anche in strada. Infatti. Eh beh, però vedete bene dove come vi spartite gli spazi. Eh sì, no, infatti. Vabbè, comunque facciamo due cose di differenti. No, live street, sì. È street in tutti i sensi. Devo dire, intanto facciamo così. Tu torna, anzi, rimani con noi, fai come, aspettaci. Fai come si fa con i contatti. Ce li ha. Adesso però vorrei continuare ad avere un po' l'intrusione musicale del nostro Pier Macchiè. Ti piace quando parlo sicuro? Mi piace molto, sì. E allora, Pier Macchiè, che ci fai ascoltare? Due canzoni. Due macchiettine. Ma del tuo repertorio? Pier Macchiè, sì, hai ragione tu. Autore macchiettista. Macchiettista, facci ascoltare una macchietta d'autore. Ok. Salve, siamo la compagnia telefonica. No, grazie, non mi interessa. Salve, siamo la compagnia telefonica. No, grazie, non mi interessa. Salve, siamo la compagnia telefonica. Ando! Accritevo. Se sono sopra il cesso, se ho preso sonno adesso, accritevo. Salve, siamo la compagnia telefonica. Accritevo. Salve, no, ma noi volevamo accritevo. Ting tong. Salve, siamo Equitalia. Accritevo. Guarda questo. Non vaccinare, sorridendo in maniera poco radiofonica, però no, sei meravigliosa, mi provoca queste noi siamo qui per la verità, per la radio come il teatro per Edoardo. Questa è verità, questo è verità. Be quiet è verità, esatto, be quiet verità. Io non dico bugie. Ce l'hai i debiti con Equitalia tu, Pier Macchiè? Non siamo mai. Meno male, dai. Sei no, salvo. Meno male. Mi pago sulle bollette. Paghi solo le bollette, ok, bene. Senti, qual è quest'altra macchietta? Quest'altra 4 terabyte, 9 gigabyte, 7 megabyte, 159 agopabyte. Non ho più memoria, sono troppo pieno ormai. Una chiavetta mi farei. Che ridi? Perché ridi? Su una chiavetta mi farei, è veramente... Abbiamo. Io ne vorrei sentire ancora una romantica. Una romantica. I can't. Amore mio, stavo per dirti addio, ma son tornato indietro e già stavi con Pietro dietro l'angolo a baciare le sue orecchie. Che schifo! Amore mio, adesso è proprio addio. Ho già cambiato vita e adesso sto con Rita, che ieri sera è uscita con Filippo. Siete chiavi che non aprono le porte del cuore, siete chiavi che girano a vuoto per ore. Siete chiavi che... Samend! Madonna! Vabbè, un grande applauso veramente a Pier Macchiè. Sono felicissimo di averti qui ospite, cioè resta con noi. E... Sì, dai, dopo magari ci fai un altro regaletto. Che bello, sì! Se puoi, perché per noi sono veramente doni e quindi noi vorremmo continuare. Intanto... ti invito a sederti, sì. Bravo, siediti insieme a noi e andiamo avanti con le canzoni invece. Con la nostra scaletta. Oh, che sta succedendo là? Vedo un uomo col cappello. C'è stato anche un'usurpazione. Ah, se si è cambiato. È cambiato lo scenario musicale. Vabbè, allora senza proprio presentarlo, che sì, succede? Sì, non succede niente, vai. Vai. Se corte chiate, molle mosce pelose, racchia e la fette ne c'è. Ma fa una pasta e patane,
che a fine romunna caprova le scorze formaggia, a famiglia la nonna può fa parmigiana e a pizza scarola e la regina della cucina. La mia ragazza è corta e chiatta e molle e moscio veloce e raggia e la fai e la fai? Perfetto. Te ne scegli. Ma che la tene una casa e proprietà non paga l'affitto e va a faticare e poi quando torna pure certa cosa e non una lassa gli ha chiesto ma sposa che stomaco. I suoi commenti finali sono poi veramente la ciliegina sulla torta. Vai, ma che faccio un'altra? Allora faccio questa per quelle, tutte le donne che fanno di tutto per arrivare al successo. Per arrivare al successo. Bella, sei una stella, con la tua faccia a buchi, lo schermo. Sei la prima attrice, tutti i registi ti fai amici. La tua rotta hai e presto arriverai. Cessa, cessa, ma non cessa la tua voglia di succhiare soldi e successo. E avanti e dietro fai per i tuoi film. Ti sei fatta da sola e piano piano poi tu sei sfondata, ma tu sei una troppo buona donna che tomba lì, tomba là e zomba pure un poco qua. Yeah! Giustamente dici scusa, vai zombattando, vieni pure. Eh sì, è una stella, una stella, sei una stella si chiama. E poi ci sta. Devo. Forse non è così, ma dicono che in amore vince chi fugge e abbia fui. Esatto. Senti, Piero, veramente ricordaci i tuoi prossimi appuntamenti in strada. In strada? Rimane credo. Lunedì. E può darsi che vado. Se mi sveglio. Dai! Poi sveglia. In strada, sì, il centro storico. Girate il centro storico, girate i decumani. E ti troviamo. Lui mi vede spesso. Lui beve la birra. Io non solo birra. Non solo birra, devo essere sincero. Ah, spritz? Spritz. Con una cannuccia e spritz tutto pa. Oggi è così, tutto è così. Bevono, prendono spritz tutto pa. È una moda ormai, alle donne piace, sai. A noi basta uno spritz, ma loro spritz tutto pa, spritz tutto pa. Con una cannuccia e spritz tutto pa. Ma poi pure questa cannuccia. Spritz tutto pa, spritz tutto pa. Con questa cannuccia spritz tutto pa, spritz tutto pa, spritz tutto pa, spritz tutto pa, spritz tutto pa. Hai vinto, Pier. Ha vinto Pier, ha vinto questa puntata di anarchia. Sì, ci è piaciuta la dolcezza anarchica. Vabbè, allora abbiamo chiuso in bellezza. Grande adesso bellezza. Facciamo un pezzo col maestro. Un po' addirittura. Attenzione, sì, che hanno preso il sopravvento, prendono il controllo dello studio. Sì. E c'è stato l'invito di Pierre a Victor Zeta.